Hey Joe, Jimi Hendrix. Non è di Jimi Hendrix, Hey Joe. Però è la versione più famosa. Ciao Antonio, versione più famosa, quindi si può dire che è sua. È di Hendrix, anche se non l'ha scritta veramente lui. Dovevamo parlare solo dell'introduzione di Hey Joe. Allora, plettro morbido 06 Dunlop. Secondo me è meglio questo qua. Veramente, se poi ti faccio sentire la differenza con altri plettri. La difficoltà è suonare due corde insieme, perché su una corda c'è la nota che si sente di più dell'introduzione, e sulla seconda corda c'è una nota di armonia. Quindi la prima nota è Mi al quinto tasto della seconda corda. Poi c'è Re. Ok, tutte e due queste note vengono fatte con il cantino Mi a vuoto. Quindi questo. Suonate molto energiche. Suonare qua davanti alla buca proprio. Poi le prossime tre note, no, quattro note. Quindi si sente Si che va là, Sol a vuoto, ma non lo devo pizzicare. Non lo suono il Sol a vuoto, suono soltanto il Si. La terza corda, il resto sono fatti della mano sinistra, togliendo via il La. Si sente questo legato, ma è cortissima la nota Sol. E poi suono il Mi sulla quarta corda al secondo tasto. Poi abbiamo basso di Mi bello forte. Poi abbiamo l'accordo di Mi maggiore, leggerissimo sulle tre corde qua, ma leggere leggere. E anche un basso a venire su col plettro, sempre leggero, basso di Mi o i bassi un po' a caso, non me li ricordo. Comunque leggeri leggeri, leggeri leggeri. Ok, e poi abbiamo ok. Allora, anche qua abbiamo la nota Re, Re Do diesis, Re quinto tasto della quinta corda, e Do diesis il tasto prima, il 4. Anche queste note sono con una nota di armonia sopra. Secondo me il primo Re è con Re sol a vuoto, con un glissato. Non saprei dire da che tasto. C'è il glissato da che tasto? Forse dal Do. Poi abbiamo ancora il Re, perché il Re due volte. Re, Re. Ok. E la seconda volta il Re è suonato con il Sol. Sono quasi certo, Quindi il Re è al quinto tasto della quinta corda e il Sol è al quinto tasto della quarta corda sotto. Ok. Quindi sempre con un piccolo glissato. E anche il quarto tasto, il Do diesis, con la nota sotto che è Fa diesis, la sua quarta. Sempre anche lui con un piccolo glissato. Quindi no, dopo non c'era questo, niente così. Quindi andiamo da capo fino a qua. Poi abbiamo due difficoltà anche qua nell'ultima frasetta sono taratatarata. Puoi farle sempre con R sotto a vuoto, togliere qua la nota di armonia, perché questo io lo sento per me complesso. Se lo devo fare lo devo studiare bene, così infatti non mi è venuta la prima. L'ultimo Si è suonato al settimo tasto, perché serve questo glissato.
Invece se lo fai qua, non puoi andare indietro, sono finiti i tasti. Un di più sarebbe quello di riuscire a fare. Questo è abbastanza complesso perché la vuota il mi legato discendente a meron, alzo poi questo dito e suono il re, poi salto qua il si per fare il glissato. Abbiamo detto che non parliamo dell'accompagnamento sotto la voce, quindi non ne parliamo, però ti illustro velocemente due cose facilissime.